Finisce in parità lo scontro salvezza tra Sulmone e Acquestapone, con le distanze tra le due squadre che restano di 12 punti. Il discorso salvezza rimane apertissimo per il Sulmona, che oggi ha giocato la migliore gara in assoluto. Grinta e determinazione che è riuscito a dare il nuovo tecnico Antonio Antonucci. I padroni di casa sono piaciuti tantissimo, perché anche dopo aver subito il gol non si sono persi d'animo, riuscendo a trovare il pareggio. Antonucci parte con Civitareale da Gattiello in attacco, come in corso d'opera cambierà spesso ruoli e posizioni, sempre efficaci. Nell'Acquestapone il tecnico Naccarella, che segue la gara dal settore delle gradinate in quanto squalificato, manda in campo 5 fuoriquota. In avanti Del Gallo farà tutto lui, nel senso che prima segna e poi produrrà l'autogol per il pareggio del Sulmona. La cronaca. Al 16° il Sulmona sfiora il vantaggio con l'argentino Agatiello, che costringe Pompei alla respinta. Si lotta molto a centrocampo, ma le conclusioni si registrano dopo la mezz'ora. Al 35° Di Giacomo manda di poco fuori. Al 38° l'Acquestapone prova a rendersi pericolosa sugli sviluppi di un corner, ma se dobbiamo parlare di gol mancato, è ancora il Sulmona a farlo registrare. Poteva essere un'occasione d'oro, ma dopo un lancio di Di Michele, Reale in aria non riesce a colpire. Al 41° ci prova Del Gallo, ma c'è la parata di Carosa. Un minuto dopo il colpo di testa di Marini misterioso, che raccoglie dopo un corner, impensierisce Pompei che para. Al 44° Sparuoli manda di poco alto e al 45° i padroni di casa mancano ancora una volta l'appuntamento con il gol. Traversone dalla destra di Druskovic e in area Gattiello conclude al volo, ma non c'entra lo specchio della porta. La ripresa si apre con due iniziative degli ospiti. Nei primi due minuti ci provano Sparuoli e Marrone, ma in entrambe le circostanze para Carosa. All'8° si vede il Sulmona. Ottimo traversone dalla destra di Agatiello, ma Luciani riesce a tenere bene Reale e a sventare il pericolo. Al 14° l'Acquestapone passa in vantaggio, punizione battuta da Corti. In avanti Del Gallo si coordina bene e con il sinistro insacca in rete. Gli uomini di Antonucci non si arrendono e provano tutte le occasioni possibili. Alla mezz'ora ci sono due conclusioni da fuori di Floresta e Fedele. Insiste il Sulmona, che in pieno recupero trova il pari. Al 92° Floresta fa partire un cross dalla sinistra con la palla che finisce a Campanella, il quale controlla e tira con il pallone che sbatte a Del Gallo e finisce in rete per l'incredulità di Naccarella, ma per la soddisfazione del Sulmona, che oggi ha giocato sotto la supervisione del campione del mondo argentino Pedro Pasculli. Hanno messo tutto quello che potevano fare i ragazzi in campo, hanno messo il cuore, hanno messo l'anima. Era peccato perdere questa partita, una sconfitta meritata, perché penso che loro non è che hanno fatto più di tanto per vincere questa partita. Magari con uno o due tiri in porta sono trovati il gol. Il Sulmona nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni che poteva concludere in porta, però è stata una partita bella, intensa, con un Sulmona, per quello che mi hanno detto, io la prima volta che le devo giocare, è cambiato completamente, è aguerrita, compatta. Antonucci, i complimenti per il bel gioco visto quest'oggi, sicuramente è la prima cosa che le possiamo dire. Poi per quanto riguarda la partita, meglio così, perché il Sulmona sicuramente non avrebbe meritato la sconfitta quest'oggi. Sì, in effetti abbiamo cercato in pochi giorni di mettere dei semplici concetti di gioco e i ragazzi, devo dire, mi hanno ascoltato e hanno cercato di portare subito le mie idee sul campo di gioco. Certo, il gol non ci voleva, l'abbiamo preso, però è bello perché hanno reagito, hanno cercato di rifarlo, non si sono demoralizzati, e questo è tipico della mia mentalità. Naccarella, restano 12 punti di differenza tra l'Acquestapone e il Sulmona, per voi è importante questo distacco, però quanto rammarico per non aver vinto la partita quest'oggi? Tantissimo, proprio tanto. Tanto, forse più di qualsiasi altro risultato che abbiamo probabilmente perso in altre partite. Questo è pesante. Pesante perché, a parte lo scontro diretto, ma era una partita che avevamo controllato molto molto bene, avevamo la partita in pugno, però come va quest'anno ci stiamo rendendo conto che al minimo errore lo paghiamo,
anche se questo è un errore piuttosto grossolano, perché da dove nasce l'azione è un errore sinceramente un po' troppo superficiale. Poi l'episodio, vabbè, l'autogol, quello sicuramente non si può imputare a nessuno, purtroppo è successo. Sicuramente sono punti importanti persi.